Fantastico. Dovrei esserci. Ok, così. Ho l'interfaccia qua e vedo cosa succede. Ciao Ivana. Scusami, sto sistemando tutto. Ok, perfetto. Così riesco a vedere sia attraverso. Almeno così non posso ridurlo. Perfetto, prevedo. Me la vedo alle due finestre. Ciao Sonia. Ciao Patrizia. Benvenuti a questa diretta, di una tematica molto sentita negli ultimi tempi. Aspetto che arrivi un po' di gente, come sempre mi sono collegato un po' prima. Uno può dirmi: perché vuoi parlare della paura? Perché la paura comunque è un'energia. Io parlo di energie e di frequenze. È un'energia molto è potente e fa leva su moltissime cose la paura. Attraverso la paura, gli stati di costrizione, eccetera, generazioni, popoli interi sono stati resi schiavi e quant'altro. Notasi sempre da gente che diceva la presunta verità in mano. Vabbè. Perciò parleremo un po' di come si comporta a livello fisico, a livello mentale. Proprio facciamo un escursus veloce a livello accademico, che comunque nel mio ambito io non sono un dottore, non sono uno psicologo, ma comunque ho anche a che fare con gente che ha stati ansia, attacchi di panico, eccetera. Perciò diciamo che qualcosina ho imparato, forse, forse, speriamo. E più che altro scoprire al momento il perché, se prendiamo gli ultimi 2 anni, questo modo di farci vivere sempre in stato di allerta, di aver paura di questo, di quest'altro. Cosa ha indotto comunque nelle nostre vite? Perché bene o male tutti ne siamo rimasti coinvolti. Non è facile uscire da uno stato di paura. Cioè, aspetto ancora un po' di tempo che si colleghi altra gente, se vi proverà a darvi consigli. Tanti si parla di paura, ma c'è Teresa, si parla di paura, ma poi la paura comprende un campo molto ampio. Vediamo questa vibrazione particolare, come
possiamo anche attenuarla magari toccando determinati punti sul viso, possiamo spostare. Io aspetto sempre che si colleghino un po' tutti, scusate se mi prendo i miei tempi, però giustamente mi prendo i miei tempi perché la gente comunque magari entra un po' dopo. Si è abbassato l'audio? Queste sono cose tecniche che io sinceramente non so da cosa vengano. Qui sono cose di collegamenti che non riesco a capire perché vabbè, cioè Ivana, sai, tanto parlo fra me e me, sai che i maestri di solito parlano un po' con quell'entità che non si capisce bene dove sono. Capisci che è comunque. Può sembrare che mi sia abbassata l'audio. Avevo abbassato io il mio volume di voce. Allora, nel frattempo sto cercando una cosa che posso consigliarvi. Vado all'indice, faccio prima, forse. Cari miei. Aspetta che si colleghi un po' di gente perché stanno mangiando, magari non gli interessa la paura o non vogliono riconoscerla. Allora, se qua c'è una cosa, se no vabbè, vi darò i punti che conosco io. No, non la contempla perché questo qui vabbè, ha più cose, va bene, non c'è problema. Però, allora, vediamo quanta gente si collega. Magari alle persone piace vedersi le cose poi in differita, con calma, va benissimo. Spero che fosse una diretta molto interattiva. Vabbè che con Ivana e Patrizia le domande non mancheranno, anzi, conoscendole. Siamo a Cropo, 21:22, se si è collegata altra gente, però per il momento non è vero. Luciana. Ciao. Oh, va bene. Ciao, carissimo Luciano. Perfetto. Aspetta ancora un po' che si colleghino un po' tutti. Giustamente, aspetto un pochettino che si colleghino un po' tutti. 21:30 comunque parto. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Poi si collegheranno al massimo la prima parte, se la guarderanno
indifferita. Iniziamo a bagnare la garganta. Allora, diciamo che la paura, io comincerei, poi vediamo un momento cosa succede, non è un problema. Quando arriveranno, poi seguiranno. Voglio parlare un po' della paura a livello accademico, la psicologia, la psicanalisi, cosa valuta, cos'è la paura. È un'emozione, è collegata comunque tristezza, rabbia, ansia, eccetera. Lavora molto sulla amigdala, questa ghiandola molto particolare, si attiva in una maniera esponenziale. Perché si attiva questa ghiandola qua particolare? Perché noi abbiamo ancora un cervello rettiliano. Se noi veniamo attaccati, questa si attiva in maniera di metterci in guardia su questo attacco. Ma quello è una paura funzionale, devo difendermi. Queste sono le paure non funzionali. Da notare che paura e ansia partono entrambe dalla stessa parte del cervello. Proprio la stessa area del cervello, sono comandata da questa area del cervello. È interessante vedere quando uno ha paura, che sia un qualcosa che un animale che sta minacciando, una persona che sta minacciando, ma anche un qualcosa di non reale, ti comporta alla stessa maniera. Tachicardia, sudorazione, bocca secca, amnesie. È facile che hai amnesie in quel momento, e se la paura è veramente tanto forte, il cervello proprio per difendersi ti cancella da quel momento, te la va proprio a portare e via. Quando diventa problematica è la paura, quando è vissuta in maniera esagerata, quando diventa un fattore cronico. Analizziamo non soltanto gli ultimi 2 anni, analizziamo gli ultimi 10 anni. Se noi guardiamo i TG di tutti gli ultimi 10 anni, ma anche un po' prima, sempre notizie catastrofiche. Poi soprattutto gli ultimi tempi, diciamo più o meno gli ultimi 5 anni, eccetera, con questa allerta, scusate, allerta e gli allerte prima al tempo. Perché tutte queste allerte del maltempo? Comunque un modo di metterti in guardia potrebbe essere anche utile, ma non può essere che ogni volta che arriva una perturbazione dobbiamo essere in allerta, perché poi è tipo la storiella che penso che tutti conosciamo. È proprio la storiella di quello che grida sempre: lupo, lupo, attacca il gregge, lupo, lupo, attacca il gregge. Quando è arrivato veramente il lupo ad attaccare il gregge, la gente non ha più creduto a questi qui, è successo il patatrac. Cioè, va bene essere in allerta quando c'è bisogno di essere in allerta, ma è sbagliato mettere sempre in allerta per qualsiasi evento, anche la perturbazione mezza debole, loro per togliersi i problemi e le responsabilità burocratiche dicono:
Ah, potrebbe piovere forte, stai attento. E cioè, se te mi metti in stato di allerta, comunque mi dici no, devi evitare degli spostamenti, eccetera, e noi questa giornata da qui che non lavori, te la paghiamo, ma noi, eccetera, però te non ti muovi da casa perché dobbiamo essere in sicurezza e non avere danni. Quello sarebbe un sistema funzionale, ma purtroppo lasciamo perdere. Non voglio entrare in quel contesto, rimaniamo proprio sul discorso della paura. La paura, quando imposta, come succede in questi ultimi tempi, in una maniera molto continuata, molto gridata, e lasciamo perdere gli ultimi 2 anni, che è arrivata proprio all'esasperazione. Cioè, ti rendi conto che la gente è andata via di testa? Sì, giusto, Patrizia, ma anche per non prendersi responsabilità è quello. Ma io ti avevo avvisato, non vuol dire niente. Voi fate conto che a livello fisico, quando noi abbiamo paura, attiviamo l'adrenalina comunque ci fa scattare, ci rende pronti, ma anche tipo io che ho fatto sport, eccetera, prima della partenza di una gara c'è dell'adrenalina perché devi spingere al massimo. Però questo molti animali. E invece farci produrre sempre questa adrenalina, stai attento perché può succedere che e quant'altro ci rende comunque molto più vulnerabili, anche il nostro sistema immunitario si abbassa. Pensiamo oggigiorno, ora è difficile essere attaccato da un animale, almeno. Che va in guerra, per fortuna, va bene, per il momento non ci siamo dentro a questi casini. Ciao, ciao Angela. Però già anche una paura tipo la perdita del posto lavorativo, come andrò avanti nel mese, ci crea comunque uno stress emotivo. La paura di non sapere come andare avanti, ingigantiamo un qualcosa di essere, non avere più la sussistenza. Mentre prima avevi paura che se attaccava l'animale, che è il nostro cervello rettiliano, se attaccava l'animale, non sapevi più come fare sussistenza a te stesso. Al tuo villaggio e quant'altro. Perciò è cambiato un po' il sistema. Facciamoci caso che ogni volta che noi andiamo in stress, ma anche soltanto in ansia, ci comportiamo come quando abbiamo paura. Se sudiamo, abbiamo magari anche le mani sudate. Quello lì è anche uno stato di stress, magari devi affrontare un esame, hai paura di affrontare questo esame. Bocca secca, in quel momento che prima dell'esame ti sei, dici non mi ricordo, non nulla, tante volte che hai dato un esame, eccetera, è capitato, ah, non mi ricordo, non nulla, ma se mi chiedono questo qui e non sono abbastanza preparato. E inizia questa agitazione. Io mi ricordo quando ho fatto l'esame del direttore sportivo nel ciclismo, che era abbastanza impegnativo. Comunque, prima di entrare dentro la stanza, avevo le gambe che vibravano, bocca secca, ero sempre dietro a bere, eccetera. E quando sono entrato dentro, calma piatta, e sono andato avanti. Però, prima di affrontare il pericolo, io mi preparavo a questo. Diciamo che questo è pericolo presunto, che poi se avevo studiato dovevo essere tranquillo, però
studiato, l'ho studiato, però comunque dici, ma, ti confronti sempre per congetti che fanno i professori, io confronto a loro, sono minuscolo, chissà se riesco ad affrontare il dialogo con queste persone. Ma poi lo fai, lì non c'era sopravvivenza, comunque c'era tutto lo studio fatto nei mesi, eccetera, per arrivare a prendere questo patentino per potersi seguire i dilettanti. Comunque il mio corpo si è comportato alla stessa maniera, come se fosse stato attaccato o aggredito da una persona o da un animale. Era pronto a scattare in qualsiasi momento. C'è da fare conto che comunque non tutti reagiamo alla stessa maniera. C'è chi con la paura tende a essere pronto a scattare, a scappare, chi invece ti prende la paralisi. Proprio gli viene una tetania muscolare. Lì è proprio il nostro sistema nervoso che agisce in maniera diversa. Diciamo che in certi individui funziona con scappo, ma sono pronto ad affrontare l'attacco, faccio finta di essere morto, così non mi attacca. Sono sempre due sistemi di difesa e dalla paura. Cosa quando la paura diventa cronica o eccessiva, noi notiamo comunque questo aumento della frequenza cardiaca, respiratoria, tante persone hanno la motilità intestinale, proprio questi movimenti intestinali, che succede anche in altre emozioni, quando comunque c'è uno stress molto alto. E in questi stati qua noi comunque attiviamo tantissimi radicali liberi. Se sapete bene cosa sono i radicali liberi, penso di sì. Radicali liberi comunque ti portano a un catabolismo energetico, ma anche fisico. Infatti, dopo queste paure qua, eccetera, è facile c'è mal di testa, dolori alle spalle, al petto, sintomi gastrointestinali, debolezza alle gambe, anche tremori alle gambe. E soprattutto se poi prende la tachicardia, logicamente la pressione se ne va su e si rischia anche lo svenimento, acufeni e quant'altro. E questo che la parte più difficile da controllare, perché poi sembra ti viene quasi una dispnea, cioè il respiro affannoso, sensazioni di nausea, mancanza, dici, non prendo aria, quasi la fame d'aria. Queste portano comunque a attivare tanti di quegli ormoni catabolici, con i loro cataboliti, a far scendere completamente le nostre difese immunitarie. Ciao Nuccia. Ora diciamo che tanti va bene, ci sono i famosi coaching dei problem solving che ti dicono va bene, facciamo, focalizziamoci su quello stress che provi, spostiamo il focus, ma non sempre funziona. Perché prima di tutto io le paure le provo in una maniera, voi le provate in un'altra, siamo uguali ma siamo distinti. Non siamo tutti comunque che riusciamo a gestire le paure in una maniera tranquilla. Cioè, io per mia fortuna riesco a gestire in una maniera abbastanza
controllata, però può succedere che un'emozione, uno stress in quel momento mi può portare anche a sentire un forte dolore al petto, no, coliche addirittura. Ciao Anna. E si rischia questo forte stress qua di comunque andare a ad avere comportamenti, addirittura in certi casi alle convulsioni. Ciò è un'energia tanto potente a livello psichico che non è facile tenerla sotto controllo. Allora, uscendo proprio fuori dalla cosa che veniamo attaccati da un animale, eccetera, e perciò lo scappare, lo difendersi e quant'altro. Ora, le paure, le maggiori che affrontiamo in questa epoca, prima di arrivare alla paura, i famosi attacchi di panico, gente che ne ha sofferto, gente che ha anche gli stati di ansia. Ma di solito prima di arrivare alla paura abbiamo delle ansie e lavorano tutte e due comunque con l'amichidala. Questa è sigaretta qua, è sigaretta, sì, scusate, questa ghiandola molto particolare. Avere tutti questi stati di ansia, perciò devo stare attento. Allora, prendo la macchina, mi metto a guidare, perfetto. Faccio quel tratto di strada. Ah, qua ci sono i Velox, devo stare attento. Perché se no mi puniscono stress, ansia. Perciò viaggi normalmente. Un occhio sulla strada, un occhio sul contatto a chilometri. Pensate un po' voi che intelligenza, quei grandi disegni che poi possono essere utili e va bene. Però questa cosa fa? Non mi tiene, non mi permette di tenere il focus a quello che sto facendo. Sto guidando, perciò sono per strada, devo stare attento che non mi attraversa all'improvviso un pedone o uno scooter. E mi taglia la strada e quant'altro. Perciò rischio anche di fare più incidenti. Però questa ansia qua di non superare il limite e di velocità poi diventa anche uno stress. Può diventare anche una fobia. Ah, ci sono tutti i Velox, eccetera. Basta, non guido più. Perché puoi arrivare anche a prendere una decisione del genere. Ma perché io comunque sono uno che guida in una maniera normalissima, eccetera, devo avere lo stato di ansia perché una strada, tipo qua a Genova, c'è una strada principale che ti porta da dove abito io a centro Genova, Corso Europa, che hanno riempito di queste camere qua, quelle che prendono la velocità media, quelle che prendono la velocità istantanea. Ma la fregatura qual è? Non è una strada che sono sempre i 60 all'ora, come in altre parti, no? C'è 60, a un certo punto c'è 50, c'è la strettoia 30, cioè, e ti mettono queste cose qua in punti che dici, ma cioè, ragazzi, io come faccio? Mi state stressando, mi state portando in ansia, subentra la paura di prendere la multa con tutte le cose. E questo qui è un esempio banale perché non voglio entrare sul commento di come stanno facendo. Scusate, abbasso il volume di questo, la suoneria, perfetto. Quello che stanno facendo ora in questo periodo qua con questo virus qua presente e quant'altro, lo stress
La paura e comunque i ricatti morali che ti fanno per raggiungere quello che vogliono loro, che poi puntualmente vengono smentiti dai dati. Ricordiamoci che comunque ansia e paura lavorano con lo stesso sistema. L'ansia è quella che poi carica la paura in una maniera diventa cronica, la paura di fare qualsiasi cosa. Ma se io faccio questo qui, allora l'agenzia delle entrate potrebbe farmi questo qui, ma se faccio quello lì, allora non va bene perché se no il comune mi punisce che faccio questo. Capite in che maniera sottile tutti i giorni puntualmente ci fanno vivere in uno stato di paura di essere puniti. Vi ricorda da niente di questo? Chiunque ha fatto catechismo sa benissimo che comunque il catechismo dice: ah, se fai questo, Dio ti punisce, se fai quell'altro, Dio ti punisce, se fai... Cioè, ragazzi, è tutto una minaccia di punizione. Ma comunque, e se noi andiamo a vedere anche le grandi civiltà, quelle dette le grandi civiltà, eccetera, comunque hanno preso il sopravvento mettendo paura ai loro nemici. Ah, se non fai questo, eccetera, allora vi toglieremo dalla faccia della terra, eccetera, eccetera. Cioè, arriviamo, scusate se intanto vedete che guardo così, ma guardo le notifiche. Perciò vi rendete conto che comunque da millenni noi viviamo, nasciamo in uno stato di paura, perché comunque la paura che prendono i nostri genitori, soprattutto la nostra madre, siamo... Ecco, lei 9 mesi dentro al ventre, vengono trasmesse al nostro livello cellulare e a livello percettivo. Perciò ci portiamo già quando nasciamo, che usciamo alla luce, già questi stati di ansia. Perciò la nostra amigdala è già molto potenziata a causa di questo stress già trasmesso dalla nostra madre. E notate una cosa, che quando soprattutto ci danno... Mettiamo l'allerta ai maltempo, no? Che arriva una forte perturbazione, potrebbe provocare questo e quest'altro. Ancora prima che arrivi, ore prima che arrivi, siamo in stato di ipervigilanza, iperallarme. Poi chi vive vicino, come sono io, a un corso d'acqua, diciamo, speriamo che non succeda da questo, se quest'altro, stiamo attenti. Comunque è un orecchio sempre attento a cosa sta succedendo. Non va bene vivere in questa maniera, perché comunque stare attenti a quello che succede, va bene, ma vivere in stato di paura. Perché succede? Perché te l'ha detto Pinco Pallo alla televisione e non va bene. Cos'è che ho da dirvi ancora? Già volevo vedere un momento. Sì, vabbè, lasciamo perdere poi quando andiamo alle fobie assurde. Proprio quelle paure, la claustrofobia, l'agorafobia,
insetti, piccioni, gatti, topi, ragni, perché poi tutto questo stress ci porta comunque a sviluppare varie fobie che poi ti rendi conto che sono veramente inutili. Bene, questo non mi serve più, posso toglierlo dai piedi, perché sto controllando che non vi dicessi qualche cavolata. Noi quando siamo preoccupati, siamo stati di ansia perché qualsiasi cosa. Sappiamo che ci sono problemi a lavoro. Tentiamo di nascondere agli altri, ah, sì, tutto va bene, eccetera, a meno che uno non è veramente completamente cieco. Comunque trasmettiamo questa ansia qua, ci preoccupiamo perché magari il lavoro non va bene. E comunque quelli ci vivono attorno non si accorgono di queste paure. Ci sarà chi ne approfitta, chi invece ti aiuterà. Notiamo molte volte che chi soffre di attacchi di panico, che comunque attivano l'amigdala, perciò entrano fobie, perciò hanno paura di fantasie create nella loro mente, perciò cose irreali, mettiamo tra parentesi, irreali, che però per la persona sono molto reali. Logico, io da esterno che non soffro di stati di attacchi di panico, di stati di ansia, dico, sono fantasie per te. No, per la persona sono molto reali. Come aiuto a quella persona? Prima di tutto, ecco, l'ascolto e soprattutto fargli rendere conto, portarla con calma a fargli rendere conto che quelle cose lei può tenerle controllate. Cioè, noi abbiamo una macchina qua che è favolosa. Può controllare qualsiasi cosa. Anche il nostro battito cardiaco a livello del cervello ci sono delle metodologie di farlo. Io posso abbassarmi o accelerarmi il battito cardiaco senza problemi. Ma questo vuol dire io so controllare la paura, non la paura di giocare con il mio corpo. Però quelle sono tecniche un po' avanzate. Però, volendo, comunque riesce a portare una persona a vedere queste cose, non gli dice, ah, ma no, ma lascia stare, sono tutte fantasie. No, perché per quella persona sono realissime. L'importante è vedere nell'altra persona perché ha queste paure, da dove nascono. Perché il problema grosso è da dove è nata questa paura. Se sono una paura che invece sono state trasmesse da sua madre quando eravamo ancora dentro al suo grembo, perché potrebbe essere anche questo. Addirittura noi del mondo olistico e quello esoterico potrebbe essere una paura portata da una vita passata che è da sanare. Sì, te vuoi subito le tecniche per calmare la paura. Poi arriviamo anche a qualche consiglio pratico. Per quanto posso, dentro il mio piccolo. Rendetevi conto che la paura comunque a livello fisico ci distrugge. Perché non è soltanto uno dice, ah, tutta una cosa mentale, quant'altro, eccetera, no? Ma non è soltanto a livello psicologico,
psichico, mentale, eccetera, è morta a livello fisico, perché a livello fisico avvengono dei cambiamenti tanto sostanziali fino a portare patologie, e patologie anche molto, molto serie. Può anche esprimersi su piccole piaghe sulla la pelle, come si chiama? Psoriasi, potrebbe essere anche che il collo irritabile e quant'altro, e sono tutte comunque parte delle nostre paure, perché queste paure qua continuano ad abbassarci la nostra energia a livello immunitario. Come affrontiamo queste paure? Le paure come le affrontiamo? Prima di tutto impariamo a respirare. Non è facile, perché quando sei in un momento di paura, eccetera, e riuscire a centrare il focus da un'altra parte non è una cosa semplicissima. Perciò ci vuole un esercizio costante. Proprio la capacità di prendere un momento, dice, ah, cos'è quest'ansia? Casco, cosa di attacco di panico, proprio se in questa maniera. Io ho fatto l'esempio, io non soffro di attacchi di panico, ma so benissimo cosa sono, se vede che ho sofferto in vite passate. In quel momento il tuo focus deve essere, devi spegnere il cervello. Sì, ma come faccio? Io ho la paura, vedo quell'immagine che a me mi fa paura. Spegni il cervello, non guardare più quell'immagine. Sposta l'immagine, porta un'immagine diversa. Affrontiamola in maniera differente. Se mettiamo, io ho paura, ora molto meno, però sono aracnofobico. Un po' i ragni un po' più grossi, no? Noi i ragnettini, i ragnetti un po' più grossi, diciamo che mi mettono in allerta. Cosa faccio? Io guardo il ragno, lo vedo, inizio a immaginarlo, che addirittura mi è capitato un bel ragnetto grosso, eccetera, me lo sono immaginato che stava fumando un cannone. Che fiori in mano, eccetera, se stava fumando un cannone. L'ho preso a ridere, ho preso un foglio di carta perché non mi sentivo, eccetera, e l'ho accompagnato fuori e dalla finestra. Una maniera tranquilla di affrontare una paura. Sembra una stupidata, però è comunque una maniera di affrontare una paura. Quando un attacco di panico invece non è una cosa reale, dobbiamo trasformare quella cosa che ci porta ad avere paura, diciamo, in una maniera più divertente per noi stessi. C'è sempre qualcosa che ci fa divertire, che ci piace. Trasformiamo questo oggetto della paura in qualcosa di divertente. Non vi dico di piacevole, deve essere divertente. Perché è proprio quello che fa abbassare poi tutti questi stati di stress, il cortisolo, tutti i cataboliti, l'amigdala inizia a rilassarsi, il tuo stato di attenzione comunque è presente, perché comunque c'è quella la cosa, ma lei. La stai trasformando in qualcosa di divertente. Stai spegnendo il cervello, stai creando un'altra soddisfazione. E questo è molto importante.
nei casi più complicati, perché sono anche stati di ansia più complicati, eccetera, coi pollici, vedete queste due belle cose, si chiamano pollici. Proprio mi giro a mo' di telecamera, spero di riuscire a farcela. Sposare la maglia, scusate, dicevo alla finestra aperta c'è un po' di freddo qua. Ecco i pollici, vedete qua, iniziate a massaggiare scendendo pian pianino verso le spalle, proprio così a rotazione, proprio lungo le vertebre cervicali. In questa maniera. E poi passate anche le mani così. È un automassaggio questo. Facendo questo, scarica la tensione, perché molta tensione della paura la carichiamo in questi punti. E questo rilassa proprio nei momenti che proprio sembra che ci manca l'aria, che il battito cardiaco se ne sta andando a passeggio, proprio rilassiamo, rilassiamo, rilassiamo il più possibile. Ok? Sì, Patrizia, ridicolizzi l'immagine, ma non che la prendi in giro, la rendi divertente. Invece di vedere una cosa spaventosa, inizia a vedere una cosa divertente, non piacevole, divertente, deve essere divertente, ve l'ho detto, non c'entra niente piacevole, proprio deve essere divertente. Questo automassaggio al collo lo potete fare anche al mattino, da quando vi siete alzati, ci mettete 2 minuti a farlo, non è che ci vuole tanto. Proprio 2 minuti a farlo, proprio vedete che va bene. Io sono la più pratico e lo fa, visto che è un massaggio, però vedete che comunque non ci metto tanto a farlo. Questo riesce a rilassarci tantissimo. Già al mattino, affrontiamo già la giornata lavorativa o impegni che avremo, portare i ragazzi a scuola, una visita medica o un esame, eccetera, ci porta a uno stato di rilassamento, di connessione con noi stessi esponenziale. È un buon metodo per rilassarsi automaticamente senza andare, lo puoi fare anche se non sei in ansia, lo puoi fare quando ti vengono gli stati di ansia o ti sta per venire un attacco di panico. La cosa importante è la respirazione, quando soprattutto uno stato di ansia, un attacco di panico ti porta. No, anche la paura immotivata ti porta a sentire che non hai aria, prendi proprio, tocchi qua, indice medio, proprio tocchi e senti il diaframma che va su e giù e inizia a regolare la respirazione. Prima che sarà accelerata, sicuramente pian pianino la fai scendere, tenendo proprio questo focus qua. Questi movimenti qua servono giusto per tenere il focus da un'altra parte, per non continuare a stare sopra la paura. Poi, come ho detto, in certi casi la paura è funzionale, perché se io devo fuggire, c'è un crollo, c'è qualcuno che mi minaccia, eccetera, è funzionale. Ma quando non è funzionale, che è soprattutto indotta per altri scopi, eccetera,
Bisogna trovare un centro di noi stessi in maniera di evitare di andare in affanno. Proprio non andare in affanno, perché la cosa più importante, dobbiamo essere sempre presenti a noi stessi. Le paure le proveremo tutti quanti, le provo io, le provate voi, eccetera. C'è chi la controlla di più, chi la controlla è di meno. Una volta che hai imparato a tenere a controllare certe persone che non possono o non vogliono capire, diranno: ma te non provi paura, te non hai sentimenti, eccetera. No, non sei freddo, eccetera. Le cose se le senti, ma le sai gestire. E come ho spiegato in tanti percorsi esperienziali, in questo caso io ho il fuoco nelle mani, decido io cosa faccio con questo fuoco. Non è il fuoco che mi divampa dentro e mi sta distruggendo. Ok? E questa è la differenza. Per la paura, e qui devo andare in canalizzazione. Iniziate, usiamo la dicitura pressione. Per la paura, iniziate, mi tolgo gli occhiali, a toccarvi le sopracciglia in questa maniera. Proprio allungatele così, tranquilli, rilassati. È un qualcosa che rilassa. Le pinzate leggermente. E scendete giù lungo l'arco sopraccigliare. Fate anche questo. Partite proprio dalla fronte, lungo la faccia e fate questo. Fate proprio il gesto, scaricate. Poi c'è una fossetta qua sotto al mento, cioè tra il mento e l'apro. C'è proprio una fossetta. Pressate leggermente qua. Dovete sentire un leggero fastidio, non un dolore, un leggero fastidio. Pressate leggermente qua. Bene, lasciate andare. Poi, tra la base del naso e il labbro, c'è un'altra fossettina, schiacciate qua, vi deve dare leggermente fastidio. Sentite pizzicare, quando è il punto giusto sentite pizzicare. Perciò toccate qua, magari roteate. Io riesco a fare con la digitopressione è fissa, ma io conosco bene i punti. Magari voi roteate un pochettino. E poi riportate di nuovo qua, ripetete almeno 3-5 volte. Questo massaggio al viso e questi due punti di digitopressione ti rilassano. Cioè alleviano anche le tensioni muscolari. Perché cosa fa la paura? Ci porta a irrigidirci in tetania muscolare. Ci rigidiamo completamente e perdiamo il controllo del nostro corpo. La problematica più grossa che abbiamo noi è proprio il controllo del nostro corpo quando siamo in stress. Che poi io la faccio semplice. Chi mi conosce, che mi ha seguito, ha fatto i corsi, ecco, me io la faccio molto semplice. La paura è nient'altro che un grandissimo stress. Veramente un grandissimo stress. Perciò lo stress, lo sappiamo bene, ma può essere molto prolungato. Perciò devo tenere sotto controllo lo stress. Cioè devo... Vogliamo tenere sotto controllo lo stress. C'è il momento che giustamente che
che lo stress ti male perché devi agire, non reagire, agire. Sapete, sempre la mia regola è dell'agire e del reagire. Ora ti rispondo, Luciana. Perciò quello stress va bene, ma non si può continuare con lo stress troppo prolungato. Lo stress deve avere un arco di tempo molto breve. Luciana Gabeglia ci chiede: e se queste sensazioni arrivano dalla paura di essere scoperti? Metti aver mentito su qualcosa che ti mette nei guai. È sempre una paura. Quale metodologia di rilassamento ve le ho fatte vedere? Poi va bene, io so la cosa, hai mentito, hai detto una bugia. Io già tanti anni fa ho detto: quando dici una bugia, dilla che ci credi te stesso o te stessa, perché la bugia diventa una verità. Non come dicono certi, ma se ti ripeti sempre la cosa, poi diventa una verità. No. Se proprio devi dire una bugia, perché tante volte capita di dover dire una bugia, anche per il bene di una persona e quant'altro, non soltanto per difendere noi stessi, dilla. Che ci credi te stessa, te stesso. Non fa differenza qua se sesso maschile o femminile. Perciò la bugia deve essere comunque, e poi non dimenticata, perché la bugia comunque se è, deve essere ripetibile nel tempo. Le bugie. Io voglio poi vedere chi non ha mai detto una bugia, perché se uno mi dice io non ho mai detto una bugia, è come se mi dicesse io non mi sono mai toccato, è la mia parte intima. Soltanto per lavare e te la sei toccato. Perciò, giustamente, perciò se hai detto una bugia, eccetera, se te, basta che l'idea è detta in una maniera che questa comunque è la tua verità, diventa la verità che per gli altri. Perciò non è un grosso dilemma. Non facciamoci il cruccio, ha detto una bugia, ora se mi scoprono cosa succede? Cioè, è uno stress prolungato, però non può esserci uno stress prolungato. Lo stress prolungato ci fa male al fisico, ci distrugge a livello fisico e non va bene. Noi dobbiamo, sì, avere le paure funzionali, soltanto paure funzionali, perciò lo stress deve essere di breve tempo. Vediamo questi ultimi 2 anni, lo stress continuo che ancora ora persiste. Perché comunque, ah sì, facciamo questo perché così almeno potremo qua. Tutte bugie, quelle sono bugie proprio esponenziali, proprio anche maldette, sperando poi di nasconderle facendo altro. Ma comunque, se vedete, continuano a mettere la paura, no? Se te non ti vaccini ti faccio la multa di 100 euro, se ti becco io al lavoro, che poi è un diritto della Costituzione, sarai punito di questo, quest'altro, eccetera. Ma stiamo scherzando. Cioè, dopo millenni, noi, tanto evoluti, siamo ancora che devo minacciare la persona che gli succede qualcosa. Pensate quanto siamo ancora trogloditi. Ancora è la minaccia. Perciò loro ti fanno la minaccia. Dalla nostra parte c'è,
ma se non faccio questo qui è la paura di, mi fanno questo, eccetera. Dalla loro c'è l'altra paura. Ma se questi si incazzano, che stiamo tirando troppo la corda. E sapete, poi a farsi tirare la corda, prima o poi si spezza. Poi senza andare dentro la merita, eccetera, ma questo qui comunque è un continuo avere paura. Non è che soltanto chi riceve la minaccia ha paura, ma anche chi ti fa la minaccia, perché chi ti minaccia a suo modo ha paura. Vuole farsi vedere, tipo il gatto, no? Quando deve essere attaccato si gonfia. Prende e si gonfia per cosa far vedere che è più grosso, più aggressivo, infatti fa tutti i versi, eccetera, in maniera di incutere e timore al suo avversario. Cioè, ma effettivamente poi avrà paura chi riceve la minaccia, avrà più paura chi sta minacciando. E qui ora siamo in un altro ambito di paura. Perciò diciamo che quella della bugia, è una che ha paura di essere scoperto, che ha detto una bugia, è una paura abbastanza blanda, perché diceva che conseguenze potrò ricevere se ho detto una bugia. Io vabbè, ho sempre detto che col dialogo poi, e se uno dialoga poi si va a risolvere tutto, però qui non c'è una minaccia proprio, è diretta. La paura è funzionale quando c'è una minaccia, ma quando poi sono cose campate in aria che provocano stress per lungo tempo, allora bisogna saperle gestire. Sì, ma le bugie comunque non sono, anche se sono bugie banali, possono fare e comunque male. Comunque ci sta. Poi se ne vogliamo parlare in privato, parliamo in privato. Luciana. Perciò vedete che comunque se vogliamo, in una maniera semplice, gestiamo la paura. Tentiamo di capire da dove nasce questa paura. Se la sentiamo nostra, più che altro, questa paura. E usciamo dall'ambito ora, va bene, di PCM, eccetera, che non me ne frega un cavolo. Questo non è l'ambiente di parlare di queste cose, questo che magari ne parlo in privato o sparo a cavolate sulla mia bacheca. Per noi la paura deve essere uno stress minimo, perciò dobbiamo fare in maniera che questo stress rimanga meno tempo possibile. Avete qualche domanda? Avete bisogno di qualche chiarimento? Se no, io va bene. Chi mi conosce, io sono molto sintetico, molto strong. Diciamo che vi ho raccontato le cose, vi ho fatto anche vedere come gestirvi la paura anche a livello fisico per calmarvi, portare quella calma e quella serenità. Se avete qualche domanda, eccetera, io aspetto un momento. Tra e le tempistiche delle dirette sono sempre quelle che sono. Parto proprio di dire. Ok. Aspetto un po' se c'è qualche domanda, se no io potrei chiudere anche la diretta qua. Anche per non. Grazie Patrizia, grazie per il feedback.
Grazie Ivana. Sì, non mi sono voluto soffermare troppo sul discorso accademico e della la paura, perché poi andiamo a vedere. Non sono dottore nel mio ambito, non lavoro in ambito clinico, perciò sono cose che puoi spiegare meglio uno psicologo, eccetera. Poi se uno voglia informarsi su internet trovi anche siti che ti spiegano bene. Io ho voluto essere molto sintetico, come sono sempre, anche nei miei corsi, che ha fatto i corsi con me, sa benissimo che io sono molto sintetico. Faccio il quadro, spiego le cose, faccio vedere delle semplici metodologie fisiche sul corpo fisico che comunque lavorano su altri piani. Direi che vi ringrazio. Ci sentiamo prossima settimana per la meditazione guidata. Grazie Nuccia, buonanotte Anna. Allora, vi saluto, grazie di essere stati presenti. Lascerò questa registrata come altre volte, senza problemi, così chi vorrà vederle dopo, le vedrà dopo. Poi se vi sorgono domande, mi scrivete in privato e vi risponderò quando più mi aggrada. È come sempre. Va bene. Ringrazio a tutti. Alla prossima, ci vedremo mercoledì per la diretta, la meditazione guidata. Namaste.